si è tenuto sabato 2 aprile alle ore 17.30 presso la Sala Aldo Moro di Vasto il convegno Cardio Proteggiamoci Insieme, organizzato da Conviene Stare Bene con il patrocinio del Comune di Vasto. Il convegno rientra nel progetto Abruzzo Cardioprotetta. Relatore il dottor Giuseppe Colangelo, dirigente medico presso il reparto di cardiologia UTIC Sarno, capitano medico Corpo Soccorso Emergency Basilicata, istruttore BLSD, PBLSD e runner, esperto in cardiologia applicata allo sport, che ha illustrato attraverso slide, esempi concreti, interazione, il suo progetto già avviato anche in Calabria e sottolineato l'importanza della tempestività nei soccorsi. Importante quindi sapersi muovere e sapere cosa fare in caso di primo soccorso e conoscere l'importanza e il funzionamento del defibrillatore. Moderatrice la manager Sandra Tana, responsabile Conviene Stare Bene, esperta di nutraceutica avanzata e promotrice del progetto. Nell'occasione sono stati allestiti anche degli stand dove è stato possibile fare donazioni o acquistare biglietti della lotteria che hanno contribuito a finanziare l'acquisto di defibrillatori ad uso pubblico. Presente all'incontro anche una rappresentanza delle forze dell'ordine di Vasto e dell'amministrazione comunale. La morte improvvisa cardiaca è una delle maggiori cause di mortalità tra giovani e adulti. Se non si è in grado di intervenire in brevissimo tempo, massimo 10 minuti, con un massaggio cardiaco e una scarica elettrica, la morte sopraggiunge. L'unico modo per farsi trovare sempre più pronti a fronteggiare questo tipo di problema è quello di avere sul territorio una forte concentrazione di defibrillatori e di operatori laici in grado di saperli utilizzare, quindi mettere in pratica manovre salvavita. Sentiamo ai nostri microfoni il dottor Giuseppe Colangelo. Dunque, oggi è una giornata particolare, sono veramente contento di essere stato invitato qui nella città di Vasto. Io rappresento un'associazione che si chiama Calabria Cardioprotetta, sono un cardiologo ospedaliero e lavoro all'ospedale di Sarno in cardiologia UTIC diretto dal dottor Gerardo Riccio. Sono il dottor Giuseppe Colangelo, ripeto, e oltre a fare il cardiologo ospedaliero sono anche un istruttore di un importante ente formativo REART. Io formo e soprattutto informo le persone alle corrette manovre di rianimazione cardiopolmonare, le manovre salvavita, tanto per intenderci, e il sapiente utilizzo del defibrillatore. Oggi come oggi è importantissimo più che mai saper utilizzare questo importante elettrodomestico e soprattutto saper applicare le mani sul torace per poter cercare di salvare una vita umana. La morte cardiaca improvvisa è una piaga importante che causa tante vittime in Italia, circa 70.000 persone l'anno, e quindi rappresenta una piaga che per far fronte ad essa appunto vengono messe in atto queste campagne di prevenzione, di informazione e di formazione. Oggi è una giornata importante per la città di Vasto, dove verranno coinvolte tante associazioni, anche le forze dell'ordine, perché la morte cardiaca improvvisa non guarda in faccia a nessuno, colpisce giovani, meno giovani, anziani, meno anziani, giovani, può colpire, ripeto, tutto quello che è il mondo dello sport. Ne abbiamo avuto classici esempi l'anno scorso con gli europei, con il giocatore Eriksen, ma purtroppo, ahimè, abbiamo avuto episodi in passato come il caso di Morosini, il caso di Astori, quindi un caso nell'ambito calcistico, nell'ambito della pallavolo, sempre nello sport, un esempio è Bovolente, il 24 marzo del 2012, appunto c'è stata la morte di questo grande giocatore, grande centrale della nazionale italiana. E quindi questo per rimarcare il concetto che la morte cardiaca improvvisa colpisce chiunque, e quindi chiunque deve saper intervenire, saper agire e soprattutto mettere in atto quella che è la catena della sopravvivenza, che sarà oggetto di discussione nell'evento organizzato oggi qui a Vasto. Io sono veramente contento, orgoglioso di essere stato invitato questo prestigioso evento in questa bellissima location, e quindi ho avuto modo di poter vedere la prima volta per me visionare la città di Vasto, e quindi ringrazio chi ha reso possibile tutto ciò.
sensibile all'argomento, Sandra Tana, organizzatrice dell'evento, che ha voluto insieme al dottor Colangelo informare, confrontarsi e sensibilizzare appunto più persone possibili. Indicazione importante è stata quella anche di scaricare l'app Progetto Vita, che mostra una mappa dei defibrillatori in Italia e può essere molto utile in caso di soccorso. Perché organizzare allora questo convegno? Cardio, proteggiamoci insieme, Sandra. Innanzitutto buongiorno e grazie per la disponibilità. Abruzzo Cardioprotetta, veramente un'idea che mi è venuta grazie ad un mio amico che è un cardiologo e che sta lavorando in Calabria, aveva creato Calabria Cardioprotetta. E io mi sono incuriosita e dico perché, che cosa significa. E quindi in pratica parliamo di cardioprevenzione, parliamo di morte cardiaca improvvisa, che colpisce sempre di più, questi ultimi anni è aumentata e soprattutto colpisce sempre di più i giovani, quindi la soglia dell'età si è abbassata. Quindi vogliamo portare un'informazione generale su come muoversi i primi minuti, che sono poi determinanti, quindi come intervenire. Quanto può essere utile avere più defibrillatori possibili nel territorio? E inoltre questo convegno, perché abbiamo organizzato tutto questo? Perché non solo far capire determinate cose a tutti i cittadini che verranno ad ascoltarci, ma questo servirà molto per l'acquisto di defibrillatori da inserire qui nella città ad uso pubblico. E come verranno acquistati questi defibrillatori? Il tutto nasce con la collaborazione della mia azienda, che con il mio gruppo, che è Conviene Stare Bene, ed è un'azienda di nutraceutica. Quindi con l'acquisto di questi prodotti, soprattutto di alcuni integratori che danno grande beneficio come integrazione per migliorare la circolazione del sangue, con il ricavato, con tutto ciò che verrà venduto, io devolverò le mie provvigioni proprio per acquistare questi defibrillatori, per cui è un binomio perfetto tra il dottor Colangelo e me. Stiamo facendo appunto questa campagna, diciamo così, di sensibilizzazione, che parte oggi come primo evento per un discorso che poi si estenderà in tutta l'Abruzzo per quelle città che vorranno ospitarci. E ovviamente io ci tenevo che la prima città fosse la mia città, quindi Vasto.